Le foreste pluviali dell'America centrale sono calde, buie e molto, molto umide. Gli alberi sono talmente folti e fitti che il 90% della luce disponibile non riesce ad arrivare a terra. Eppure, gli animali notturni sono molto diversi da quelli attivi durante il giorno, per quanto buio il giorno possa essere. Le creature che vivono in queste foreste abitano un universo crepuscolare, un luogo dove in un'ora può cadere tanta pioggia quanta in alcuni paesi ne cade in un anno. Nei mesi più piovosi, molte specie di rane depongono le uova sulla superficie delle foglie. Ed è qui che i girini trascorreranno le prime fasi dello sviluppo, fino a quando la pioggia non li trascinerà nella palude sottostante. La maggior parte delle piante della foresta ha foglie molto grandi per riuscire a catturare un po' di luce. In generale, le foglie hanno forma appuntita e sono provviste di nervature che consentono all'acqua di scivolare senza spezzarle con il suo peso. Molti animali sfruttano la grandezza delle foglie usandole come rifugio. I pipistrelli bianchi masticano la nervatura centrale della foglia di eliconia. Cedendo, la foglia forma una confortevole tenda sotto la quale trovano riparo dalla pioggia. Questi bruchi si riparano nello stesso modo. In queste foreste umide vi sono circa 1000 specie di uccelli e quasi 100 specie di pipistrelli, compresa una seconda specie del pipistrello costruttore di tende. Proprio come il piccolo cugino bianco, anche l'Uroderma bilobatum sceglie le foglie di eliconia per proteggersi dall'acqua nelle lunghe giornate di pioggia. Fiumi e torrenti si gonfiano e si prosciugano in sintonia con il crescere e l'esaurirsi delle piogge. Nel corso di un anno possono cadere anche 2 metri di pioggia, 3 volte la media del Nord America e dell'Europa. Dall'alto la foresta pluviale sembra una coperta di lana verde stesa su colline e valli, ma l'apparente uniformità inganna. A differenza dei boschi di faggi delle zone temperate, dove solo una specie di alberi domina, nella foresta pluviale possono convivere fino a 250 specie differenti per ettaro. Restano verdi tutto l'anno, perdendo e sostituendo le foglie continuamente. Molte specie fioriscono più volte durante l'anno e alcune addirittura ad ogni stagione. I rami più alti e i tronchi ospitano altre piante, specie epifite, come le felci, le orchidee, le bromeliacee, incapaci di sopravvivere sul terreno. Traggono dalle piogge e non dall'albero l'acqua e le sostanze nutritive di cui hanno bisogno. La ricchezza di forme e di colori dei fiori è stupefacente, soprattutto fra le orchidee. La maggior parte dei fiori della foresta pluviale viene impollinata dagli insetti, dagli uccelli e dai pipistrelli. E molti fiori contano sugli animali per la dispersione dei semi. Verso il tramonto la vita diurna va rallentando. Le specie notturne si preparano ad uscire dai loro rifugi. Per riprendere il re della notte bisogna fare un po' di contorsionismo. L'albero è il luogo di sosta diurno di varie specie di pipistrello.
Alcuni si stanno preparando al viaggio notturno, mentre altri sono ancora appesi all'interno del tronco. In un angolo c'è un vampiro che si ritira nel buio. Nonostante la cattiva reputazione di cui gode, è quasi del tutto innocuo. Altri pipistrelli si ammassano in piccoli gruppi, mentre alcuni di essi si preparano per il volo notturno. Fuori, il coro risuona alto e forte. Le rane arboricole, da quelle piccole come una fava a quelle grandi come un avogado, si radunano intorno agli stagni per deporre le uova. È questo il momento in cui le rane sono più vulnerabili. La smilisca è una specie di rana arboricola di grandi dimensioni. Il Crotopterus, il re degli animali notturni, è un grande pipistrello predatore che si nutre di rane ad eccezione della smilisca, la cui pelle è ricoperta da un muco di sapore sgradevole. Neppure i pesci del fiume sono al sicuro. L'ecolocazione, cioè la capacità di individuare l'ostacolo, è tanto sviluppata nel pipistrello pescatore da renderlo capace di percepire un oggetto sottile quanto un capello umano che emerge solo per un millimetro dalla superficie dell'acqua. Il pipistrello si lancia sull'obiettivo e, fendendo l'acqua con gli artigli taglienti come rasoi, afferra la preda e l'addenta. In alto, fra gli alberi, il basilisco confida nel mimetismo per sfuggire ai predatori. Il Crotopterus, dopo essersi ripreso dallo sgradevole incontro con la rana arboricola, è ancora alla ricerca di un pasto. Per cacciare si serve sia dell'udito che della vista. Difatti, i pipistrelli non sono totalmente ciechi come comunemente si pensa. Il sauro, completamente indifeso, sparisce fra le ali del pipistrello che raggiungono un'apertura di 60 centimetri. Il Crotopterus è un predatore formidabile. Si nutre di roditori, insetti e spesso anche di altri pipistrelli. Non tutti i pipistrelli sono carnivori. Molti si nutrono di bacche e frutta e svolgono un ruolo importante nella diffusione dei semi. La corollia è una di queste specie di pipistrelli. La femmina deve continuare a nutrirsi pur portando con sé il suo unico nato. Non è un'impresa facile, perché il piccolo può pesare quasi la metà della madre. La pianta piperina ha frutti verticali. Sembra quasi che durante la sua evoluzione abbia pensato ai pipistrelli. È quasi impossibile vedere il pipistrello in azione filmandolo a velocità normale. Solo a rallentatore riusciamo a vederlo volare verso la pianta, indugiare per scegliere un frutto maturo e quindi staccarlo dal ramo. I frutti sono pieni di semi e il pipistrello li mangia prima di scartare lo stelo. I semi passano attraverso il sistema digerente dei pipistrelli senza subire danni. In una sola notte, più di 60.000 semi possono essere inghiottiti da un pipistrello. Ben presto saranno disseminati nella foresta. I frutti dell'albero cecropia, pieno di semi, vengono mangiati dagli uccelli durante il giorno e di notte dai pipistrelli. Normalmente i pipistrelli eliminano i semi in volo,
e quando si trovano a sorvolare zone disboscate dall'uomo, contribuiscono involontariamente al rimboschimento. Nella foresta i frutti maturano durante tutto l'anno e i pipistrelli sanno dove e come trovarli. Spesso sono necessarie acrobazie spettacolari per staccare i frutti dalla pianta. Milioni di anni di coesistenza hanno portato molte piante a sviluppare i frutti per venire incontro ai bisogni nutritivi dei pipistrelli. Altre piante contano su di loro per l'impollinazione dei fiori. Il glossafaga è un pipistrello che si nutre di nettare, l'equivalente notturno di un colibrì. Prende il suo nutrimento da molti fiori, ma predilige soprattutto una pianta di cui è un affezionato visitatore notturno. Dal fiore pieno di nettare sporge una grande protuberanza carica di polline. Mentre il pipistrello visita il fiore, il suo dorso si copre di polline. Il pipistrello visiterà numerose piante durante la notte e trasporterà il suo prezioso carico di polline, fecondando in tal modo molti fiori. Così contribuirà alla sopravvivenza delle piante e contemporaneamente si assicurerà il cibo per il futuro. Intanto il vampiro è andato alla ricerca del suo primo pasto notturno. Questa specie è responsabile dei pregiudizi umani sui pipistrelli. Si nutre esclusivamente del sangue di altri mammiferi e di uccelli. Rappresenta un problema per le fattorie che confinano con la foresta pluviale, dove vacche e galline sono spesso le sue vittime preferite. Il vampiro si muove furtivamente. I rivelatori di calore che il pipistrello ha nel naso gli indicano dove i vasi sanguigni della preda sono più in superficie. Prima ammorbidisce la pelle leccandola e poi la morde. La ferita è piccola, ma gli anticoagulanti contenuti nella saliva contribuiscono a mantenere fluido il sangue mentre il pipistrello beve. Come tutti i pipistrelli, i vampiri sono animali pulitissimi e passano molto tempo a lavarsi e a lisciarsi, soprattutto dopo i pasti. Allo spuntar del giorno, i pipistrelli sono già tornati alle tane diurne. Gli uccelli cominciano a cantare mentre un coati si riposa nell'incrocio di rami di un albero. Un altro giorno sorge a illuminare la foresta e la sua ricca varietà di abitanti. Nonostante la sua maestosa apparenza, la foresta pluviale è un ecosistema molto fragile. I rapporti fra gli animali e le piante che vi vivono sono molto complessi e si sono evoluti nel corso di milioni di anni.